Arrestano tre ladri fuori dal grande magazzino dove con moglie e figli erano andati a far spese, insospettiti dal loro atteggiamento. Senso del dovere, fiuto ed esperienza e conoscenza del territorio hanno consentito a due carabinieri fuori servizio, l'appuntato scelto Gaudenzi Corrado della compagnia di Pesaro e l'appuntato scelto Giommi Andrea della stazione di Borgo Santa Maria, di far arrestare dai loro colleghi giunti sul posto tre romeni, Delea Victor di 36 anni, residente a Fano, Tilica Mitica, coetaneo ospitato dallo stesso Dolea, operai edili ma con precedenti, ed un terzo romeno di 33 anni incensurato, con l'accusa di furto aggravato in concorso, convalidata dal giudice questo pomeriggio. Il tutto si è consumato nel parcheggio del Centro Palace Abbigliamento a Pesaro, dove uno scambio di oggetti tra i due ladri ha fatto scattare il pedinamento da parte di uno dei due carabinieri, che è arrivato vicino ad un furgone, ha fermato il romeno e scoperto all'interno del mezzo parte della array furtiva rubata nel negozio per un valore di 1.400 euro e alcuni utensili da lavoro rubati anch'essi poco prima in un altro negozio di hobbistica. A sua insaputa, il suo collega, richiamato dai dipendenti del negozio, si metteva sulle tracce del secondo ladro, fermato anch'esso. I colleghi, chiamati sul posto, hanno scovato il terzo complice mancante all'appello, ma individuato perché nel borsone aveva lasciato sbadatamente un suo documento. Scattate così le perquisizioni nelle abitazioni dei due residenti in zona, dove è stata trovata tutta la refurtiva nascosta in due scatoloni, per un valore complessivo di 7.500 euro. Ora Dolea è stato condotto agli arresti domiciliari e Tilica è stato portato al carcere di Villa Fastigi, mentre per il romeno incensurato vige l'obbligo di firma tre volte alla settimana. Per tutti però il processo ci sarà il 15 dicembre. Due carabinieri appartenenti, uno alla stazione di Pesaro e uno alla stazione di Borgo Santa Maria, intervengono entrambi presso un esercizio commerciale qui di Pesaro, ma ognuno all'insaputa dell'altro, uno opera all'esterno con un controllo di due persone che ritiene sospette, ne segue uno poi alla fine e riesce a bloccarlo vicino a un furgone. Il secondo, all'interno dell'esercizio commerciale, ha attirato la sua attenzione da parte degli addetti alle vendite e della vigilanza, della presenza sospetta all'interno di un ulteriore individuo, lo blocca e dal di qui che nasce l'operazione. Abbiamo recuperato refurtiva per circa 7.500-8.000 euro in tutto, perché naturalmente poi le perquisizioni che ne sono scaturite dall'arresto dei tre hanno consentito il recupero presso la residenza di due degli arrestati di refurtiva di ingente valore. Parliamo di 15 capi di abbigliamento in pelle, cappotti, camicie marcate e utensili da lavoro di tipo elettrico o di altro genere. Pronto molto probabilmente questo nell'abitazione, pronto per essere venduto e quindi consegnato al ricettatore, perché è già in pacchi chiusi e sigillati in questa abitazione.